Happy Day 2020, sono nello stand di Bart. Mi ha davvero un po' incuriosito, eccolo qua, stand davvero molto accattivante e giovanile anche come grafica e come design. Ne parliamo anche di come è nata l'azienda con Nicolò Paladini. Benvenuto su Media Teleradio, ciao. Grazie mille di avermi fatto intervenire in questa occasione. Allora, parliamo un po' dell'azienda, come nasce e di cosa vi occupate? Siamo due amici, nasce, penso come nascano moltissime aziende, un aperitivo e un'idea. L'idea è stata proprio quella di creare un prodotto, un cocktail, che potesse essere raggiungibile, che portasse l'esperienza di un bere miscelato anche in occasioni dove tradizionalmente non è disponibile, quale una camera d'albergo o una compagnia ferroviaria, una compagnia di trasporti, aereo, un bartender a domicilio, proprio come è il nostro nostro payoff del logo. Quindi la qualità in occasioni particolari, chiamiamole. Ecco, allora raccontiamo un po' come si applica tutto questo al mondo dell'ospitalità, dell'hospitality. Si applica. Intanto siamo in un periodo, questo qui, nel 2020, che un prodotto confezionato è visto molto bene dai ristoratori e dagli albergatori, quindi alcuni preferiscono addirittura rinunciare al loro barman per offrire un servizio già confezionato, sicuro e mettendo dalla parte a maggiore importanza i propri clienti, che apprezzano molto un tipo di prodotti di questo tipo. Secondo è il controllo del costo, perché il nostro prodotto ha un costo fisso, lo sappiamo noi, lo sa il nostro cliente, sa quanto lo paga e sa quanto lo potrà rivendere un domani. Terzo punto di forza nostro è che non deperisce, è un prodotto senza data di scadenza. Per quanto riguarda la normativa italiana, noi non siamo tenuti a inserire una data di scadenza perché siamo superiori al 10% di volume alcolico e quindi il nostro cliente, che sia un ristoratore, sia un albergatore, può fare ordini un pochino più ingenti, magari andando a risparmiare qualcosa, ma non avere un prodotto che deperisce. Questo significa avere un controllo del costo totale su tutta la filiera produttiva. Ecco, una curiosità. Senza mescolare, leggo, alla James B, cioè dai. Esatto, Bond, esatto, James Bond, esatto. Ma quello è l'oliva, il martini, alla, la 007. Alla fine abbiamo anche il cocktail martini, ma alla 007. Fantastico, bellissimo, agitato e non lo shakerato. Abbiamo, purtroppo non l'abbiamo oggi in fiera perché alla fine non è un prodotto che si applica bene. Vabbè, a farlo assaggiare durante il giorno, certo, diciamo. Siamo tutti umbriaghi all'Hospitality esatto, Day. Però alla fine siamo tutti cresciuti un po' con 007. Ma sì, I miei genitori, i miei nonni e io alla stessa maniera. Quindi diciamo è per fare una risata. È vero, no? Insomma è nell'immaginario, dai, il martini con l'oliva agitato e non shakerato. Ecco, che cosa offrite? Poi il nostro cameraman riprenderà anche le varie bottigliette, devo dire belle anche esteticamente, il che non guasta mai il grazie packaging. Grazie mille. Quindi un po' l'idea come nasce anche della parte estetica. L'idea come nasce? Il logo è il mio socio, intanto. Non è una persona presa a caso, ma abbiamo fatto Fantastico. Uno shooting appunto perché volevamo un logo riconoscibile, una figura vera. Umana, per far capire anche il nostro payoff, il tuo bartender chi è? Volevamo rendere qualcuno dietro un nome, dietro quello che è un nome, un brand, perché poi... per renderlo reale, perché sennò risulta sempre qualcosa slegato dalla realtà, mentre invece già dal nostro logo si vede che noi abbiamo il nostro bartender, lui è il tuo bartender di fiducia. Fantana, è vero comunque ragazzi, ma poi tutto che nasce tra amici sono le società migliori, bella una cosa che nasce dall'amicizia, un lavoro, no? Certo. Eravamo quattro amici al bar, è proprio il caso di dire, cioè, citiamo esatto. La canzone, no, veramente... Qual era l'aperitivo della nascita della società? Ve lo ricordate? Classico spritz, Campari? Molto più particolare. Ah. Era in un bar di Milano. Ah. Un penicillin. È un cocktail difficile da trovare nei bar. Era un bar in centro che ha voluto giocare sul nome del cocktail e ricordare un medicinale, appunto, dal la nome penicillina. Certo.
Quindi invece di servirlo direttamente dentro un bicchiere, lo ha servito al tavolo fatto espresso dal loro barman, però dentro una bottiglietta che ricordava la bottiglia del farmaco della penicillina vecchia. Quindi ce l'hanno portato a tavola così, creando anche questo gioco che il cliente se lo doveva versare da solo. E da lì è nata un po' l'idea, poi ci siamo documentati, ci siamo informati. È stata una lunga fase di studio prima di aprire ufficialmente, però finalmente ci siamo. E... l'aperitivo a nuove regole. Perché poi sono delle miscelazioni già pronte, no? Se vogliamo, sì, nel sì, senso, sì, sì, gli ingredienti, no? Il mix, la mixology. Poi oggi se ne parla molto all'interno degli hotel, perché non solo, anche nei grandi bar, locali, Milano l'abbiamo citata, città di aperitivi per eccellenza, e devo dire che il barman è un po' il confessore quando uno ha un problema a fine giornata, dico allento la tensione, mi faccio uno spritz, per dire, un Campari, un Negroni. Esatto. E lui diventa un po' il confessore, quindi è anche un po' una figura da questo punto di vista rassicurante. Esatto, esatto, è un po' come un prete, un barman. Esatto, esatto. Noi non vogliamo assolutamente elevare la figura del barman, anzi siamo grandi fan dei barman di tutto il mondo, che ci fanno divertire la sera. Come dicevo prima, semplicemente a nuove regole, perché? Perché l'aperitivo di un bere miscelato di qualità raggiungibile anche in altre occasioni, dove il nostro barman di fiducia, il nostro confessore non può essere disponibile, non può essere a nostra portata di mano. E allora, ultima domanda, sono curiosa, qui che cosa proponete nelle varie... Ne prendo una. Allora, questo è un Negroni, esatto, grande classico. Questo è un Negroni, grande classico. Grande classico. Qui in fiera abbiamo deciso di portare solo 5 cocktail. Un Long Island, anche questo è un po' un evergreen. Esatto, 5 cocktail molto famosi. Sì. I nostri, chiamiamoli best seller, quelli sì, che vendiamo di più. Ci sono Negroni, Long Island, poi teniamo Hugo, Moscow Mule e Gin Tonic. Allora, vedi che a me il Hugo piace, lo dico da sempre, perché poi... lo spritz nasce bianco, no? Insomma, esatto, il concetto, esatto, di spritz. Lo spritz nasce bianco e poi si è colorato nel tempo. Esatto. Allora e poi... lo Hugo è una, chiamiamola variante, non troppo variante, ha una sua personalità. È vero. In realtà penso sia anche tornato di moda in quest'ultima estate. Io... è vero? Prima è non si sentiva mai, adesso tutti vogliono bere lo Hugo. Forse siamo nati nel momento giusto. È vero, è vero, è vero, è vero. Forse siamo arrivati nel momento giusto. Io a Genova l'ho bevuto, è vero, quest'estate, e mi ha fatto piacere, insomma, le varianti. Devo dire anche il Cynar, col Cynar è molto buono lo spritz. Do questo consiglio, così sì, magari sì, lo mettete in cantiere e ripassiamo. No, per ora lo spritz lo abbiamo, facciamo quello classico. Classico. Con Aperol Campari, rosso, esatto. Esatto, insomma. Colorato. Ci conoscono un po' in tutto il mondo per l'aperitivo colorato. Alla fine, quando arriva uno straniero, vuole bere quello. Vuole bere quello, vuole bere il Negroni, vuole bere questi grandi classici, esatto, nostri. Quindi lo straniero chiede quello. L'italiano? L'italiano, tanto spritz, ma anche tanti cocktail un po' più particolari. Oltre ai grandi classici, come si vede dal sagomato, dalla gigantografia, abbiamo il Manhattan, il Daiquiri, a base whisky. Oltre al Manhattan abbiamo anche whisky sour e old fashioned, quindi insomma... è il mio Cosmopolitan. Abbiamo anche il Cosmopolitan. Sex and the City, quello è molto richiesto dalle donne, il Cosmopolitan. Cosmopolitan non si poteva non fare. Dai, non si poteva molto non glamour, fare. Molto glamour. E allora, davvero complimenti, Bart, ricordatevelo, il tuo bartender a domicilio, il sito è www.bartcocktail.it. Complimenti, buon grazie, lavoro. Grazie mille, ciao, è stato un piacere. Ciao, bevete responsabilmente. Ciao.